La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslaw.it. E dunque sui microfoni di Uslo Web Radio torniamo a disturbare, perché ormai il principio accolto da tutti è quello di fare rete, per cui insieme con Nicola Gargano. Buongiorno Nicola. Buongiorno a te Pino, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie per la tua consueta disponibilità. Dicevo, facciamo rete perché dobbiamo aiutarci in questo momento e oggi si propone un altro piccolo problema. All'indomani della indizione dell'astensione da parte dell'organismo congressuale forense, gli avvocati d'Italia che volessero aderirvi oggi si trovano di fronte ad un altro incombente che sta creando qualche piccolo problema dell'aspetto pratico. Astensione vorrebbe dire recarsi in udienza per dichiarare di condividere quella delibera dell'OCF, però ci sono altri sistemi, altri modi per evitare tutto ciò, è vero Nicola? È vero, certo, tra l'altro sono già comunicato che questa adesione può effettuarsi anche senza recarsi necessariamente in udienza. E questo ce lo dice il codice di autoregolamentazione. Ma in realtà si susseguono le richieste di chiarimenti da parte di tanti colleghi. Come dovrebbe regolarsi l'avvocato che vorrebbe preannunciare la sua adesione all'astensione, ad esempio tramite PEC? Allora, tramite PEC diciamo subito che nel processo civile non è possibile farlo direttamente con una semplice PEC, perché sappiamo che le PEC dei tribunali non sono abilitate a ricevere PEC tradizionali per come le conosciamo, salvo andare a cercare la PEC del protocollo del tribunale. La PEC del protocollo del tribunale in realtà è una PEC che viene ricevuta dall'ufficio protocollo del tribunale, ma che rischieremmo di ingolfare di PEC se tutti scegliessimo quel canale per trasmettere la nostra adesione all'astensione. Il consiglio che vi posso dare, parlando di processo civile, per cui possiamo anche utilizzare, volendo anche il fax, per chi ha nostalgia di mezzi un po' più obsoleti, è comunque un mezzo che invece possiamo utilizzare il fax nel penale, e inviare un deposito, un vero e proprio deposito telematico. Cioè inserirlo nel fascicolo elettronico. Inserirlo nel fascicolo elettronico, facendo un deposito telematico all'interno del fascicolo interessato, utilizzando la famosa istanza o memoria generica e inserendo come atto principale proprio il modello di adesione, la nota di adesione all'astensione. Tra l'altro c'è una newsletter dell'OCF che sta appunto spiegando queste modalità anche con un modello di nota da utilizzare. Un accorgimento che consiglio ai colleghi è di inserire nell'apposito campo note per il cancelliere che ci si presenta quando depositiamo appunto una memoria o un'istanza generica. Inseriamo semplicemente la dicitura adesione all'astensione. In questa maniera il cancelliere saprà subito che trattasi di una adesione all'astensione e quindi diciamo Nicola, scusami, queste due indicazioni sono preziose. Allora, ritorniamo un attimino sul punto. Nel campo oggetto dell'invio del deposito telematico, ovviamente in maiuscolo, invio spazio adesione. No. Allora, riepilogo per sì. Bene. La PEC dovrà sempre avere oggetto, deposito, spazio, quello che vogliamo. Quando andiamo a preparare la busta con il redattore, per intenderci, o con qualsiasi benissimo redattore in uso all'avvocato, nel momento in cui si va a selezionare la voce memoria o istanza generica, compare una finestra con un campo a testo libero, note, che si chiama note per il cancelliere. In questo campo note per il cancelliere è opportuno scrivere adesione all'astensione.
Benissimo. Questo consente che quando il cancelliere riceve la busta sulla propria console, appunto sul SICID o sul SIECIC o quello che è, non vedrà memoria generica, ma vedrà appunto adesione all'astensione. Quindi in questa maniera è possibile notiziare il cancelliere che quando apre la busta saprà che starà aprendo appunto questa adesione. Chiaramente la nota di adesione potrà essere inserita come atto principale. Bene, possiamo anche ricordare che il codice di autoregolamentazione dell'organismo congressuale forense, proprio all'articolo 3, prevede appunto la possibilità di ricorrere a queste modalità di comunicazione dell'adesione all'astensione. In realtà, un altro piccolo accorgimento, forse da suggerire, sarebbe quello di inviare la stessa per conoscenza al collega di controparte. Assolutamente sì, notiziare il collega è sicuramente una ottima cosa da fare, anzi, anche questo è stato, anche questo è scritto nel vademecum dell'OGF che sta girando in queste ore tra i colleghi, dove sono spiegate le stesse modalità che ho specificato io e anche, ripeto, la nota, il modello di nota che ti consiglio di utilizzare e tutti questi altri accorgimenti. In questa maniera, insomma, eviteremo di affollare i tribunali e quindi premunirci di eventuali contagi che speriamo, Bene. insomma, che si risolvano nel breve. Nicola, noi ti ringraziamo perché insomma, abbiamo ritenuto di offrire questo ulteriore contributo. Facciamo rete a tutti i colleghi che ascoltano la nostra radio e ti ringraziamo, come dicevo all'inizio, per la tua generosa, consueta disponibilità. Di nulla, grazie a te, grazie a voi dalla radio per lo spazio che mi concedete e un saluto a tutti gli ascoltatori di Usual Radio. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.